Adesso a teatro la caduta di Re Giorgio III d'Inghilterra diventa un invito a fare un'indagine sul potere nella pièce di Gianfelice Facchetti in scena Leonardo di Milano. C'era una volta un re, pazzo, Giorgio III d'Inghilterra, destituito dal suo regno, allontanato dal suo popolo. E il suo medico curante a certificarne la follia e a ereditarne scettro e corona. Metafora semplice ma efficace per parlare di potere. Ah, no, no, sellate i miei cavalli e preparate i cani per la caccia alla no! In prima nazionale al Teatro Leonardo di Milano fino al 23 febbraio, testo e regia di Gianfelice Facchetti con la compagnia Facchetti de Pascalis, quelli di Grock. L'invito è quello in qualche modo a fare un'indagine teatrale in questo caso e poi personale sul potere e su quelli che sono i rapporti che noi abbiamo col potere, quando lo esercitiamo, quando lo subiamo e in tutte le varie declinazioni che si possono immaginare. Il re non è più sovrano. La caduta di un re e l'ascesa del suo successore, il popolo che nel frattempo fa la fame. Pensare alla realtà politica di oggi è quasi inevitabile. Tutte le implicazioni attuali per quello che riguarda per esempio il nostro paese e l'attualità politica non erano previste tutte così tante, se ne sono verificate molte più di quelle che avevamo messo in conto, quindi vuol dire che evidentemente ci avevamo visto bene. Finale a sorpresa, gli attori lasciano il posto al pubblico per riscrivere una storia altrimenti inutile. Anche questo in fondo è il ribaltamento del potere.